Exato. Tá da curtida. Cari genitori, chiedendo il battesimo per Alice e Emanuele, voi vi impegnate a educarli nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti imparino ad amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità? E voi, madrina, siete disposte ad aiutare i genitori in questo compito così importante? Cara Alice e caro Emanuele, con grande gioia la nostra comunità cristiana vi accoglie. In suo nome io mi segno con il segno della croce. Dopo di me anche voi, genitori e madrine, farete sui vostri bambini il segno di Cristo Salvatore. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Pace in terra. Siete alla testa del Padre, abbi pietà di noi.
Preghiamo. O Padre, che ci chiami ad amarti e servirti come l'unico Signore, abbi pietà della nostra condizione umana, salvaci dalla cupidigia delle ricchezze e fa che alzando al cielo mani libere per te ti rendiamo gloria con tutta la nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. La parola di Dio di questa domenica ci sprona a fare chiarezza sulla nostra relazione con il Signore e l'uso dei beni della terra. Attraverso la via della preghiera siamo chiamati a prendere coscienza delle responsabilità che ognuno di noi ha nell'utilizzo dei beni personali. Preghiamo dunque con mani pure e con amore per tutti coloro che nella società detengono in qualsiasi potere, affinché lo gestiscano con giustizia, solidarietà e fratellanza. Dal libro del profeta Amos. Il Signore mi disse: ascoltate questo, voi che calpestate il povero e sterminate gli umili del paese. Voi che dite: quando sarà passato il nuviluvio e si potrà vendere il grano? È il sabato, perché si possa smerciare il frumento, diminuendo l'efa e aumentando il siclo, e usando bilance false, per comprare con denaro gli indigenti e il povero per un paio di sandali. Venderemo anche lo scarto del grano. Il Signore lo giura per il vanto di Giacobbe. Certo, non dimenticherò mai tutte le loro opere. Parola di Dio. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, raccomando prima di tutto che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. Questa è cosa bella e gradita al cospetto di Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Uno solo, infatti, è Dio e uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini. L'uomo, Cristo Gesù, che ha dato se stesso il riscatto per tutti.
maestro dei pagani nella fede e nella verità. Voglio dunque che in ogni luogo gli uomini preghino, alzando al cielo mani pure, senza collera e senza contese. Parola di Dio. Parola del Signore. Aleluya.
ci parlerà in una maniera ancora più forte con la celebrazione di questo battesimo, di queste due creaturine. Io vorrei proprio partire da questa presenza stamattina di queste due creature, di Alice e di Manuel, per poter entrare nella dinamica della parola che oggi ci è stata proclamata e donata. Cosa siamo venuti a fare? I genitori cosa vogliono? Credo che i genitori hanno portato all'altare i loro figlioli perché vogliono chiedere l'intervento di Dio nella vita di queste creaturine nate da un gesto d'amore loro e che oggi chiedono si possa realizzare un altro atto d'amore. Dio che affida al cuore di Gesù crocifisso, affida queste creature perché calate nel sangue di Gesù, nel suo sacrificio, queste creature possono rinascere, possono emergere come le nuove creature, come i figli di Dio. Che cos'è il battesimo per noi cristiani, fratelli cari? È esattamente questa ricchezza meravigliosa di Dio che condivide con noi il suo amore. E non lo condivide con delle parole, lo condivide con un gesto molto forte. Quello bagno di cui vi parlavo adesso, questa immersione nel sacrificio della vita di Gesù, è la condivisione dell'amore con cui Dio diventa il nostro papà, lo è diventato nel giorno del nostro battesimo, oggi diventa papà di queste creature. Ma c'è anche l'altro aspetto del battesimo, è l'inizio di un cammino che poi porterà a quella piena maturazione della nostra vita cristiana, quella che ci porta a configurare la nostra esistenza, quella del Cristo. Cari fratelli miei, questa presenza stamattina, questi bambini ci dicono che sono la ricchezza dei loro genitori. Ed è una ricchezza che nessuno vuole sperperare. Ecco, chi sono i genitori? Chi sono gli educatori? Chi è una comunità? Oggi noi prendiamo coscienza di essere quelli che devono coltivare una crescita. E certamente nella misura in cui noi cresciamo nella vita cristiana, in quella misura noi possiamo accompagnare queste creature a crescere nella dimensione del Cristo. Pensate, se usassimo, adesso voglio ripercorrere un momentino la prima lettura perché Amos è tremendo stamattina. Pensate se noi possiamo calpestare questi bambini. Pensate se possiamo sterminare le loro ricchezze indenute. Pensate se con loro possiamo usare delle cose false. Io non lo so, le due mamme. Trista l'acqua opposta alla collata. No, ma io. E guardate che spesso questo è il discorso su cui cadono anche i cristiani. Nelle relazioni con gli altri. Allora, adesso io sto parlando un momentino di più con voi genitori, perché questo è il discorso dei genitori per i figli, è il genitore di un insegnante per gli alunni, è un discorso di un prete con la sua comunità. Usando bilance false, comprare con denaro gli indici.
indigenti, comprare il povero per un paio di sandali e dare e vendere lo scarto del grano. Io non lo so come la pensiamo se andiamo in un negozio e invece di darci, vabbè, in tempo di guerra non ci stiamo un caffè, ci stiamo solo una di caffè. Non lo so come ci saremmo comportati, fratelli cari. Eppure vedete, quando un uomo diventa arrogante della sua ricchezza e non la usa come un amministratore fedele deve saper fare, tutto quello che ha, tutto quello che tocca con le sue mani diventa un'offesa per la povertà. E questi due bambini che stamattina vengono presentati sono due poveri. Il disoccupato è un povero. Il mio fratello che viene da lontano è un povero. Io non posso dire pancia mia, fatti capanna, sto bene io, me ne frego degli altri. Assolutamente no. Ecco, l'amore porta a condividere i doni che Dio ci ha dato. Certo, qui qualcuno si potrebbe fermare a dire, ma io non sono ricco, io non ho case, io non ho soldi. Fratelli, ma la ricchezza è solo quella? È la ricchezza dell'intelligenza? È la ricchezza dei talenti? È la ricchezza di quelle qualità umane? Tra qualche istante io darò la parola ai nostri amici della Croce Azzurra di Padre Pio. Quest'opera meravigliosa, oggi c'è la giornata per loro in tutte le comunità dell'isola di Capri. Ma cosa mettono a disposizione degli altri? Il tempo, la delicatezza, una certa competenza, ma soprattutto mettono a disposizione amore. Fratelli, questo è la ricchezza più bella che noi abbiamo e che non possiamo chiudere dentro di noi, dobbiamo condividere con gli altri. Come Dio ha condiviso con noi la creazione, le bellezze, la vita, noi siamo chiamati a condividere con gli altri il dono dell'amore. Allora, fratelli, se ci amassimo un pochettino di più, se avessimo il culto della persona, saremmo più contenti tutti quanti. Non avremmo quelli che soffrono, non avremmo quelli che vivono ai margini di una società che diventa sempre più egoista quando più si attacca alla ricchezza e ai beni materiali. Avremmo veramente una comunità che si guarda negli occhi, è capace di guardare negli occhi a Dio ed è capace di dire: io sono nella gioia perché Dio è mio padre. Come diranno queste creaturine al termine di questa celebrazione? Non lo diranno perché non sono ancora capaci, cresceranno per questo, i genitori li educheranno in questo, ma tutti noi saremo nella gioia perché possiamo dire: papà, Dio, tu sei mio papà. A voi amici della comunità ecclesiale ci presentiamo ancora una volta con il cuore pieno di gratitudine, ai nostri ammalati per l'amore che ci donano e che ci chiedono, alla famiglia dei capresi che dalla nostra nascita ci sostiene, ma soprattutto grazie a Dio che ci sostiene in questa nostra libera e convinta missione di amore che svolgiamo nel trasporto gratuito dei nostri ammalati. Questa opportunità che ci viene offerta ogni anno dai nostri parroci ci offre occasione per condividere con voi sia l'importanza della nostra opera sia la necessità che abbiamo di sostenerla. Grazie per l'aiuto che anche oggi vorrete offrire con la vostra generosità. Misericordia di Cristo nostro Signore per queste creaturine chiamate alla
facciamo insieme. Signore, insegnaci a donare con gioia. Signore, insegnaci a donare con gioia. Perché la Chiesa sia sensibile ai bisogni dei poveri e di quanti sono in difficoltà, non solo economiche, ma anche spirituali, culturali, sociali e morali. Preghiamo. Signore, insegnaci a donare con gioia. Perché i governanti delle nazioni siano promotori di uno sviluppo integrale che tenga conto dei poveri e delle generazioni future. Preghiamo. Signore, insegnaci a donare con gioia. Perché ognuno di noi, Signore, possa imparare da te a condividere e non solo a dare, impegnandoci con scelte concrete di solidarietà verso gli ultimi. Preghiamo. Signore, insegnaci a donare con gioia. Per tutti i genitori, in particolare quelli che oggi portano i bimbi al fonte battesimale, che partecipano alla paternità di Dio, guidando ed educando alla vita i propri figli, imploriamo per loro benedizione e grazie. Preghiamo. Signore, insegnaci a donare con gioia. Per la nostra sorella Rosaria, che ricordiamo nel 30° della sua dipartita, insieme ad Antonio, suo sposo, ministro del servizio diaconale alla nostra comunità, che oggi, unita in preghiera, con fervore ti affida la misericordia di Dio. Preghiamo. Signore, in questa celebrazione affidiamo al Signore il defunto Enrico. Preghiamo. Signore, forse il nome non dice tutto a tutti. Enrico è il dottore farmacista che è stato per tanti anni qui a Capri, che tutti ricordiamo con stima e affetto. Invochiamo l'aiuto dei santi. Santa Maria, Madre di Dio, Santi Angeli ed Arcangeli, San Giovanni Battista, San Giuseppe, Santi Pietro e Paolo, Santi tutti di Dio. La comunità può sedere tranquillamente. Dio onnipotente ed eterno, tu hai mandato nel mondo il tuo figlio per distruggere il potere di Satana, spirito del male, e trasferire l'uomo dalle tenebre nel tuo regno di luce infinita. Umilmente ti preghiamo, libera questi bambini dal peccato originale, consacra il tempio della tua gloria e dimora dello Spirito Santo, per Cristo nostro Signore. Invo con l'olio segno di salvezza, ti fortifichi con la sua potenza, Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli. L'acqua che usiamo durante il battesimo ci ricorda la notte di Pasqua. Perciò adesso per l'invocazione diciamo gloria a te, Signore. Benedetto sei tu Dio, Padre onnipotente, hai creato l'acqua che purifica e dà la vita. Gloria a te. Benedetto sei tu Dio, unico figlio Gesù Cristo. Hai versato dal tuo fianco acqua e sangue, perché dalla tua morte e resurrezione è ascesa la Chiesa. Benedetto sei tu Dio Spirito Santo, hai consacrato il Cristo nel battesimo del Giordano, perché
e tutti noi fossimo indebattezzati. Per il mistero di quest'acqua santificata dal tuo Spirito, fa di nascere a vita nuova a questi bambini che tu chiami al battesimo nella fede della Chiesa, perché abbiano la vita eterna per Cristo nostro Signore. E adesso faremo la nostra professione di fede come viene fatta durante la celebrazione del battesimo. Cari genitori, care madrine, fratelli miei, i bambini che vengono presentati stanno per ricevere il battesimo. Nel suo amore Dio darà loro una vita nuova e li nasceranno dall'acqua e dallo Spirito Santo. A voi, a noi, il compito di educarli nella fede, perché la vita divina che ricevono in dono sia preservata dal peccato e cresca di giorno in giorno. Se dunque in forza della vostra fede siete pronti ad assumervi questo impegno, memori delle promesse del vostro battesimo, rinunziate al peccato e fate la vostra professione di fede in Cristo Gesù e la fede della Chiesa, nella quale i vostri figli vengono battezzati. Rinunziate a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di confessarla. In Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Ai genitori, volete dunque che Alice e Emanuele ricevano il battesimo nella fede della Chiesa e tutti insieme abbiamo professato? Alice, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Manuel, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cantiamo l'alleluia di benvenuto. Alleluia, 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 alleluia.
nostro Signore Gesù Cristo. Vi ha liberato dal peccato e vi ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, unendovi al suo popolo. Egli stesso vi consacra con il crisma di salvezza, perché inserito in Cristo, sacerdote, re e profeta, siate sempre membri del suo corpo per la vita eterna. Amen. Alice, Manuel, siete diventati nuova creatura e vi siete rivestiti di Cristo. Questa veste bianca sia segno della vostra nuova dignità. Aiutati dalle parole e dalle semine dei vostri cari, portatela senza mancia per la vita eterna. Amen. Ricevete la luce di Cristo. A voi genitori, a voi madrine, è affidato questo segno pasquale e fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che i vostri bambini, illuminati da Cristo, vivano sempre come figli della luce e, perseverando nella fede, vadano incontro al Signore che viene con tutti i santi nel Regno dei Cieli. Il Signore Gesù che fece udire i sordi e parlare in muti, ti conceda di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre. Amen. Il Signore Gesù che fece udire i sordi e parlare in muti, ti conceda di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre. Amen. Thank you.
Preghiamo fratelli e sorelle perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accoglio, Padre, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i beni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Dio grande e misericordioso, che ha creato il mondo e lo custodisci con immenso amore. Tu vedi come padre su tutte le creature e riunisci in una sola famiglia gli uomini creati per la gloria del tuo nome, redenti dalla croce del tuo figlio, segnati dal sigillo dello Spirito. Il Cristo, tua parola vivente, è la via che ci guida a te, la verità che ci fa liberi, la vita che ci riempie di gioia. Per mezzo di lui innalziamo a te l'inno di grazie per questi doni della tua benevolenza e con l'assemblea degli angeli e dei santi proclamiamo la tua lode. Allo stesso modo prese il calice del vino, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunciamo, Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione il Cristo tuo Figlio e lo hai chiamato alla tua destra, Re immortale dei secoli e Signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, questa offerta. È Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Dio, Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio. Fortifica il tuo popolo con il corpo e il sangue del tuo Figlio e rinnovaci a sua immagine. Benedici il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e il nostro popolo. Tutti i membri della Chiesa sappiano riconoscere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici aperti e disponibili verso i fratelli che incontriamo sul nostro cammino, perché possiamo condividere i dolori e le angosce, le gioie e le speranze e progredire insieme sulla via della salvezza. Ricordati anche del nostro fratello Enrico e dei nostri fratelli morti nella pace del tuo Cristo e dei defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettiti a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, e particolarmente ad Alice e Emanuele, al termine di questo pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna dove tu ci attendi, in comunione con la Beata Vergine Maria, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, innalziamo a te la nostra lode, nel Cristo tuo Figlio e nostro Signore. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E adesso con forte fede, soprattutto con gioia, facciamo ascoltare come una comunità prega il Padre e queste creaturine che forse umanamente non capiscono niente, spiritualmente sono più vicine a Dio di ognuno di noi. Diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Doniamoci un gesto di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé i peccati del mondo.
canto numero 208, Padre della vita. Thank you.
Preghiamo. Guida e sostieni, Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. Amen. Dio vi benedica con ogni benedizione del cielo, vi renda puri e santi ai suoi occhi, e fonda su di voi le ricchezze della sua gloria, vi ammaestri con le parole di verità, vi illumini col Vangelo di salvezza, vi faccia lieti nella carità fraterna, per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate, Signore, con la vostra vita. Andate in pace. Amen. Auguri alla famiglia dei battezzati e buona domenica a tutti. Thank you.